rinnovato, ma rinnovato con un gusto molto particolare, molto bello, molto, molto curato. E questo mi ha fatto immenso piacere. Questo teatro ci ha lasciato il cuore, perché qui ho debuttato una delle mie prime volte, Bolero e Mandarino. E sono stati due spettacoli che hanno segnato emotivamente e artisticamente la mia carriera. E quindi ho tanti ricordi di luoghi, soprattutto di persone che ho conosciuto allora e che porto sempre nel cuore. Vorrei dire una cosa, ho avvertito che la compagnia mi ha accolto bene, mi ha accolto con generosità, e questo per me è stato un bellissimo inizio, perché nonostante io così abbia sempre fatto ruoli molto spregiudicati, dove posso apparire una donna molto forte, molto... E invece non è vero, io ho bisogno di sentirmi coccolata, ho bisogno di sentirmi attorniata di affetto. E qui l'ho trovato a partire dalla direttrice del corpo di ballo, Alessandra Panzavolta, che avevo conosciuto un po' di anni fa, e l'ho trovato in lei, l'ho trovato nella compagnia, e questo mi ha messo nelle condizioni migliori per lavorare. Ho interpretato tanti ruoli, ma un ruolo maschile mai. E questo, caspita, mi ha messo ansia, ma nello stesso tempo è come se mi fossi lanciata una sfida. Dico, perché no? È importante provare anche questo. Poi mi è piaciuta l'idea di questo Don Giovanni, particolare ovviamente, con la coreografia di Massimo Morricone, col quale non avevo mai lavorato, e anche lì il dubbio. Però tutto si è sciolto come neve al sole, usavo questo termine. Il personaggio lo sto cercando di mettermelo addosso, perché come tutte le sfide non è stata una sfida facile, ma col fatto che poi nella seconda parte mi riapproprio dei miei abiti naturali, cioè ritorno a essere la Savignano, quindi mi dà un po' di coraggio per dire, beh, vediamo un po' cosa verrà fuori. La sfida è grande, però le sfide sono belle, perché aiutano a crescere e soprattutto fanno sì che l'artista diventi più completo, perché la sua gamma non può basarsi solo su cose ovvie, su cose facili, su cose che ha fatto. È sempre tutto un divenire nella vita, altrimenti si rimane sempre lì. Io invece, senza presunzione, vorrei fare un gradino per volta, ma sempre un gradino verso qualcosa di nuovo, verso qualche cosa che mi stimola e che mi dà la voglia di continuare e la voglia di stare ancora sul palcoscenico. Perché, ripeto, mi piacerebbe che la cosa riuscisse bene per me e per le persone appunto che hanno creduto in me e che mi stanno aiutando in maniera molto molto bella, molto, molto calorosa. Anche il partner col quale ho la fortuna di ballare, Alessandro Macario, è molto bravo, molto, molto attento, molto sensibile. Insomma, sono tutte qualità che sono importanti. E io vorrei dire una cosa, ma non lo dico per dire, lo dico perché lo penso. È un corpo di ballo nel quale mi sono trovata meglio che in parecchi altri. E mi fermo lì.